Buonasera amici dei Senza Giacca e della Pancia del Tifoso. Stasera commentiamo una prova a dir poco incolore della Salernitana, risultato finale Inter-Salernitana 4-0 e ci può stare contro l'Inter. Quello che non ci può stare è la totale assenza della Salernitana in campo. Zero tiri, zero occasioni. Zero calci d'angolo, potrò sbagliarmi nella statistica, ma credo veramente di saranno differenze infinitesimali. Inter padrona del campo per tutti i 90 minuti, una partita che l'allenamento del giovedì, quello che si fa contro la primavera, è nettamente più impegnativo. Sommer mai inquadrato dalle telecamere di Dazon, probabilmente il presidente dell'Inter gli scalerà la giornata di ferie. Ho avuto anche un frainteso con gli organizzatori della pagina perché sostenevo che insomma, non potessi fare il commento della partita della Salernitana visto che non c'è stata la partita della Salernitana. Invece pare che formalmente, per il fatto che sono scesi in campo 11 giocatori con la maglia granata, e di questo veramente ce ne pentiamo tutti noi tifosi, il servizio va fatto comunque perché the show must go on, diceva qualcuno, e quindi va bene così. Facciamo il commento, niente da dire. Salernitana inesistente, Salernitana spaventosamente in crisi. Liberani appena arrivato, insomma, credo non ci abbia capito ancora nulla, però dopo ieri sera credo che insomma abbia compreso in quale guaio si è andato a buttare. Che dire, è una stagione cominciata male, proseguita peggio, cominciata male con l'organizzazione del ritiro e una campagna acquisti inesistente. Proseguita peggio con i piagnistei di Paolo Sosa, che come i bambini ha ricevuto il regalo, ma non gli piaceva il regalo e allora voleva provare a cambiarlo. Poi finalmente ci siamo liberati del piagnucolone, è venuto Pippo Inzaghi, che comunque al di là al quale va riconosciuto un grosso impegno, però forse come doti tecniche di allenatore, insomma, ancora non ci siamo. Forse proprio per questo ieri l'Inter ci ha messo ancora più cattiveria, forse per vendicare il fratello. Simone ha voluto vendicare il fratello, poi è venuto Sabatini, ha trovato qualche anziano disposto a perorare la causa granata, o forse a guadagnare qualche piccola cifra, tipo Boateng, che ieri, quando ha capito la mala parata, se n'è andato da mezzo al campo, anziché fare la sua solita oretta di ginnastica, ha giocato 20 minuti e se n'è andato, a mio avviso fingendo un infortunio. E ora Liberani, niente, squadra inesistente, squadra assente. Non si combatte, non si cerca di fare nemmeno un fallo, nemmeno un'ammonizione, niente, 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 niente. Veramente nulla. Se andiamo a guardare le statistiche, possono solo confermare quello che vi sto dicendo. Se ascoltiamo i telecronisti più attempati sicuramente di me, più preparati di me, hanno speso parole veramente di sconforto per questa squadra. Si sperava di toglierci almeno qualche soddisfazione verso prima della fine della stagione. In questo modo sicuramente possiamo battere solo qualche record di negativo. Chissà, per il momento niente da fare. Comunque, ci rivediamo alla prossima partita. Se mai giocassero questa volta effettivamente, è sempre Forza Salernitana. Un saluto e buona domenica.